siamo stati contratti, non mi è piaciuto il fatto di essere contratti in primo tempo, troppo. Abbiamo sentito in qualche, non solo in qualche ragazzo, ma anche qualche, tra virgolette, vecchio, un po' la tensione che c'è, cioè, la giusta tensione va bene, però abbiamo fatto giocare troppo contratti. E poi abbiamo avuto un blackout che non ti puoi permettere. Puoi prendere un gol, che ci sta, perché Artini ha preso la gomitata, l'arbitro non ha fischiato, l'azione è andata avanti e su quel cross ci abbiamo preso 1-0, non ti puoi permettere poi di prendere 2-0, che poi dopo diventa veramente dura, specialmente in questo periodo per noi che sapevamo poteva essere un po' in salita, non tanto per le qualità di giocatori che abbiamo, quanto per le difficoltà abbastanza palesi di chi non c'è, di chi non ci può essere, come Bordarello, di chi è stato in campo, come Ardera che venerdì ha avuto una distorsione alla caviglia, quindi ha giocato con un piede praticamente fasciato, bloccato, lo ringrazio per la disponibilità. Conti è appena arrivato, non ha minuti nelle gambe, perciò ha dato una grande mano sul secondo tempo. Sul secondo tempo siamo stati in periodo più incisivi, più decisi, poi ci manca il gol, però c'è poco da fare dramma, insomma, non è la partenza che volevamo, soprattutto come spirito, non mi è piaciuto troppo lo spirito, troppo contratti, e questo dobbiamo migliorare velocemente. Ecco, è mancata anche, sembra, almeno da fuori, qualità, tanti errori e molto individualismo abbiamo visto, soprattutto con Benucci, Muscas, ovviamente i giocatori più esperti forse si sono sentiti di prendere la squadra sulle spalle, ma insomma, tanto tanto individualismo. Sì, sono state giocate abbastanza individuali, noi abbiamo giocato la squadra, il secondo tempo specialmente abbiamo provato, ognuno a risolvere la partita a proprio modo, quando c'erano tutte le possibilità, anche perché se quella palla di Cannavali va dentro, insomma, ancora mancano diversi minuti e loro erano anche loro in difficoltà, anche di organico, qualcosina di più potevamo fare. Lo stesso Priore, che lo potevo far giocare sin dall'inizio, a inizio settimana ha avuto un problemino fisico, ma ripeto, la rosa è giusta, non è che la rosa è sbagliata. I ragazzi che sono arrivati, qualcuno è arrivato senza preparazione, lo sapevamo, li stiamo aspettando, arriveranno, anche lo stesso Virgilito che arriverà, lo Jacopo Cioffi che ci darà grande mano, cioè, ci mancano anche degli elementi che ci possono veramente risolvere anche le partite e dare più qualità anche nei campi. Comunque sono contento anche per chi è entrato perché ha fatto il proprio dovere. Poi c'è poco da fare drammi, ripeto, ma sicuramente ne analizzeremo come sempre gli errori che abbiamo fatto, ma soprattutto dobbiamo cambiare rotta dal punto di vista mentale.